I am pleased to welcome everyone to another important event here in Chernobyl that is just about to begin, the Como Lake 2024 International Conference, The Great Challenge. La riunione ministeriale del G7 che si chiude e l'apertura e il benvenuto in lingua inglese a tutti i partecipanti di Como Lake 2024 a suggellare il ruolo internazionale dell'evento. Due momenti che si sono concatenati a Chernobyl, in questi giorni ribattezzata la Chernobyl del digitale, tra i temi al centro dei lavori l'intelligenza artificiale. Regolamentare l'intelligenza artificiale considerando unicamente i rischi potrebbe essere un errore anche grave. Occorre bilanciare sapientemente i diritti in campo, certamente quello della protezione dei dati personali, la tutela della privacy, gli aspetti etici, ma anche il diritto all'innovazione, perché è in gioco la competitività del nostro sistema economico, ferma restando la centralità dell'uomo. Cooperazione anche nella competizione, condivisione di migliori pratiche, sicurezza nella ricerca. Abbiamo detto che la ricerca deve essere aperta, perché la ricerca non significa solo laboratori, significa benessere dell'umanità, significa futuro e benessere dell'umanità e del pianeta. Quindi deve essere aperta quanto possibile e naturalmente chiusa quanto necessario per evitare trasferimenti tecnologici impropri, inopportuni o che scivolano nelle direzioni sbagliate. Al via dunque la seconda edizione della conferenza, nata per contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani, punto d'incontro tra istituzioni, imprese, università. 4 giorni di lavori articolati in 7 aree tematiche con oltre 160 speaker provenienti da tutto il mondo. Nella giornata inaugurale numerosi gli ospiti e i saluti istituzionali. Di fronte a questi cambiamenti si gioca il futuro del nostro paese, del nostro territorio, e credo che sia fondamentale che ci sia questo dialogo fra pubblico e privato. Il rapporto fra pubblico e privato è sicuramente il metodo che noi utilizziamo, è il modello che noi utilizziamo nella nostra regione per sviluppare il nostro territorio, per fare in modo che l'economia possa progredire. Il lago di Como, con la sua tradizione di bellezza e innovazione, diventa per questi 4 giorni un laboratorio di idee, progetti e collaborazioni che gettano le basi per le politiche digitali dei prossimi anni. La provincia di Como è onorata di ospitare un evento di tale rilevanza e di contribuire al dialogo tra i principali attori di questo cambiamento. Come amministratore devo sempre guardare nel contesto in cui ci troviamo, perché è fondamentale capire il mondo digitale, il cittadino ci viene dietro e quindi su questo tema dobbiamo essere noi già amministratori più avanti rispetto al cittadino. La tecnologia ci aiuta ma non sempre ci viene incontro, quindi il cittadino ormai è abituato, se mettetemi una battuta, a lamentarsi sui social, quando poi gli dici di usare il digitale fa un po' fatica a seguire questo percorso.